seppur parzialmente. Perché vittoria schiacciante quindi per l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi a Colli al Metauro con il 61% delle preferenze e quasi il doppio dei voti del secondo arrivato. Una giornata lunga quella di domenica per il navigato candidato che serenamente ha passato una domenica in famiglia ma senza andare al voto visto che risiede nel comune di Fano, cosa che ci ha detto non gli ha procurato alcuna turbativa, anzi questa terzietà è stato il perno della sua campagna elettorale. Giornata poi finita alle luci dell'alba di oggi per la certezza del risultato intascato. Ora in questi giorni aspettiamo intanto fiduciosi e le risposte che i TAR devono dare sono già in svolgimento. Per il resto io sono già qui stamattina nonostante che abbiamo dovuto fare le 5 perché al contrario di quanto avveniva a Fano la proclamazione qui è immediata, quindi ho dovuto attendere tutto lo scrutinio completo per poter essere già stanotte proclamato sindaco, era già stamattina all'alba, però sono già qui perché già da oggi voglio visitare gli uffici anche di Saltara, incontrare il segretario generale e altri funzionari dipendenti del comune perché il lavoro è talmente tanto che non bisogna perdere neanche un giorno. Per quel che riguarda i miei avversari, la terza lista del Moro non sarà presente in consiglio comunale, me ne dispiace, e invece la lista Ubaldi e gli altri 4 consiglieri, con loro spero che avrò una buona collaborazione perché comunque questo territorio ha bisogno di tutti e tanto di cappello ai miei avversari per questo bel confronto che c'è stato in queste settimane. Firmo ragazzi? Questa elezione vi trova contenti? Molto contenti perché abbiamo sconfitti quelli che ci hanno mandato via, ci hanno venduto il comune e questo è stato un bel trionfo per noi. E allora adesso avete insomma in viso di aspettare il TAR? Speriamo che vada bene, ma in ogni modo adesso per il momento ci conta questo risultato, che diciamo che siamo un po' soddisfatti, noi che eravamo per il no, adesso per noi, insomma, per me io sono contento così, via. Pensate che Aguzzi porti avanti la vostra causa? Ma il cambiamento non farà grande cosa, però speriamo che perlomeno che ci venga un po' incontro. Proprio perché è stato sindaco di Fano, ci porterà a contattare quelli che possono procurarci il famoso turismo del giorno, magari ecco, rilanciare, dare vita a questo nostro paese. Sono felicissimo perché lui c'ha un'esperienza, è difficilissimo, ritengo, per il comune di nostro, i nostri comuni adesso, ricollegarli e questa è la cosa secondo me più difficile perché ci sono mentalità diverse che Aguzzi deve mettere a posto per poter fare una cosa molto bella e gli faccio tanti auguri. Il lavoro non gli mancherà? Sì, ce n'avrà tanto, però ci crediamo, ci abbiamo creduto e siamo contenti di questo ottimo risultato. Perché è chiaro che loro hanno posto in essere degli atti